Buonasera telespettatori e telespettatrici, anche questa sera siamo in griglia di partenza per dare il via ad una nuova imperdibile puntata di Safe Drive. Vi parleremo quest'oggi del marchio Mercedes, del giovane brand francese DS, ma anche di Renault e del gruppo di prestigio Jaguar Land Rover. Non mancheranno, come di consueto, le interviste in studio per approfondire più da vicino le tematiche che ruotano attorno al mondo motoristico e le news raccolte dalla nostra redazione. 3, 2, 1, si parte, pronti. Ti piacerebbe dissetarti con una bevanda gasata al gusto cola? Lasciare appunti su fogliette adesivi riposizionabili? Fare uno spuntino con una crema spalmabile alla nocciola? O cospargere la pelle di polvere di talco e acido borico? Chiama le cose col loro nome. Se dici accendi fuoco, dici diavolina. A Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, è in corso il più grande progetto di riqualificazione di aree industriali dismesse a livello europeo. Mercedes-Benz partecipa a questa importante opera di bonifica con la sua divisione Truck. I Mercedes Actors sono infatti stati scelti come veicoli per la movimentazione e lo smaltimento di oltre 241.000 metri cubi di terreni. Approfondiamo l'argomento. Nel cuore delle ex aree industriali di Via Falck, a Sesto San Giovanni, è nato il progetto di riqualificazione più grande d'Europa. Si chiama Milano Sesto e ha l'obiettivo di trasformare uno dei più importanti poli industriali del Nord Italia in una nuova area di quasi 1,5 milioni di metri quadrati. Artefici di questa operazione, l'impresa Germania S.p.A. e United Risk Management. Milano Sesto, di cui la progettazione del masterplan è stata affidata all'architetto Renzo Piano, prevede la realizzazione di un'area equivalente a 24 campi di calcio, che comprenderanno la città della salute e della ricerca, 65 ettari di verde, edifici residenziali e anche una nuova stazione ferroviaria a Sesto San Giovanni FS. Una delle sfide più strategiche e delicate sarà la bonifica e lo spostamento di ogni genere di macerie, assicurato da un sistema di riconoscimento del personale e delle rotte eseguite dai mezzi che le trasportano attraverso il sistema GPS, che consente la tracciabilità delle operazioni. Il partner ideale per questo recupero ambientale, che si basa prima di tutto sul rispetto delle leggi sull'inquinamento ambientale e acustico, è stato individuato nel trattore Actros di Mercedes-Benz, spinto da motori conformi alle normative Euro 6 che garantiscono un abbattimento record delle emissioni di anidride carbonica. Mercedes-Benz è un brand che ha sposato ecocompatibilità, tecnologia, sostenibilità sin da tanti anni. È il primo costruttore che ha investito sull'Euro 6 e che ha lanciato il primo veicolo Euro 6. Oggi già si trova la seconda generazione di Euro 6, quindi significa uno sposalizio eccezionale, perché di fatto in un'operazione del genere che vuole la bonifica e il recupero di un'area così grande e la creazione di un quartiere nuovo, moderno e ecocompatibile, anche i veicoli impiegati in questo tipo di lavoro dovevano essere assolutamente ecocompatibili e sostenibili. Tutti i veicoli impiegati dall'azienda Germani di Brescia per l'opera di bonifica sono dunque trattori Actros 1845 LS Euro 6 con cabina Stream Space. Sono equipaggiati con tutte le soluzioni di sicurezza necessarie per il trasporto di merci pericolose, oltre che con tutti i sistemi di sicurezza attiva e passiva necessari a garantire una circolazione sicura dentro e fuori il cantiere, ovvero dal controllo elettronico della stabilità ai sistemi di frenata di emergenza automatica, fino al mantenimento automatico della corsia di marcia. Il prezzo della motrice Actros di serie parte da circa 170.000 euro. Tanta vitalità e fermento anche nel mondo dei pneumatici. Andiamo a scoprire alcune delle novità di questo settore grazie al nostro ospite in studio. Quest'oggi a Safe Drive torniamo a parlare di pneumatici e in particolare di Yokohama. Lo facciamo con Elisabetta Rezzani, responsabile dell'ufficio stampa di Yokohama Italia. Grazie Elisabetta di essere tornata nei nostri studi. Grazie a voi e buonasera. È un argomento, quello legato ai pneumatici, veramente che ci vede particolarmente sensibili. Noi non ci stancheremo mai di gridare, tra virgolette, da questi microfoni quanto sia importante la cura del pneumatico, che è il primo fattore di sicurezza, e uno non si può dire un vero amante dell'automobile se non sta attento a questo
chiamiamolo dettaglio, che poi dettaglio non è, è vero Elisabetta? È un dettaglio, la particolarità è che è l'unico dettaglio che ci tiene attaccati alla strada, è l'unico elemento che tocca la strada di una vettura, l'unico componente. Quindi possono essere quattro dettagli, volendo piccoli, ma molto molto importanti. E parliamo subito, entriamo nel merito di questo dettaglio e dei tanti prodotti che voi avete in gamma. Uno su tutti, la linea regina, possiamo forse anche definirla comunque particolarmente conosciuta, è Geolander. Geolander che vede soprattutto al debutto quest'estate un nuovo modello, il LATI-G015, giusto Elisabetta? Cosa ha sviluppato, cosa ha di nuovo questo? Allora, il G015 è un pneumatico 4x4 all-terrain. Sembra una dicitura molto tecnica, in pratica vuol dire che è un pneumatico molto trasversale, adatto sull'uso stradale, quindi su vetture, su SUV, e anche all'uso fuoristradistico per gli amanti di questa particolare tipologia di guida, insomma. È stato presentato a Ginevra questa primavera, lo abbiamo importato in Italia durante il corso dell'anno, diciamo dalla tarda primavera in poi, e sta cominciando a dare i suoi frutti in termini di commercio e di mercato. Ecco, per entrare un pochino più su nel tecnico, quali sono le parti più innovative di questo nuovo modello? Suppongo il battistrada, ma anche dal punto di vista della struttura. Sì, sostituisce il G012, che era il precedente all-terrain, con una carcassa sicuramente rinnovata, molto resistente, sia per il peso delle vetture che va a sostenere, sia per l'utilizzo che viene fatto, soprattutto in fuoristrada. Ha dei tasselli molto regolari che su un pneumatico di questo genere permettono di avere, nonostante il disegno, una rumorosità ridotta che può essere fastidiosa sotto certe vetture o per certi tipi di utilizzi. E cos'altro? La mescola, come tutte le gomme, i pneumatici fatti negli ultimi anni, ha delle caratteristiche eco, ovvero proviene da materiali rinnovabili, non solamente da petrolio o da materiali non rinnovabili, ma come tutti gli ultimi pneumatici fatti in casa Yokohama, contiene l'olio estratto dalla buccia degli agrumi, il che significa appunto una materia prima rinnovabile e particolarmente sostenibile. Certo, poi mi viene in mente il disegno del battistrada, l'evoluzione e anche l'ingegneria sul disegno del battistrada, che in questo caso deve espellere non solo più quantità possibile di acqua, ma anche di fango per poter avere la massima comunque aderenza possibile su certi tipi di terreno. Certo, dipende sempre dall'uso che se ne fa. In un uso stradale o autostradale, comunque cittadino, nella vita quotidiana che noi conosciamo, è molto più importante la resistenza all'acquaplaning, quindi la possibilità di offrire sicurezza in una condizione di guida umida, se non molto bagnata. Mentre nella guida in fuoristrada, certi tasselli molto scanalati possono servire molto di più per l'espulsione del fango o dei detriti, che possono causare anche degli urti o delle rotture su certi tipi di pneumatici, ripeto, in un uso molto estremo. Certo, pneumatico two-terrain viene in mente come utilizzo i SUV naturalmente, però i SUV sono molto cambiati, si sono evoluti in questi ultimi tempi, anche grazie al grande successo che hanno avuto nel mercato. Quindi ce ne sono un po' di tutte le taglie, devono essere di tutte le taglie anche i pneumatici naturalmente, sì. Come vi siete adeguati, che offerta presentate? La gamma deve essere varia e ampia, soprattutto su un modello che nella sua dicitura ha la scritta all, che significa tutto, quindi a maggior ragione deve poter offrire tutto anche in termini di dimensioni. Per il momento il G015 offre una gamma dai 15 ai 18, con varie applicazioni, con varie misure, che è abbastanza, come posso dire, completa. Sicuramente non mancherà di crescere nel corso degli anni. È un all-terrain, ma è anche un all-season il Geolander. Allora, all-season è una dicitura che in Yokohama usiamo poco. Infatti volevo prenderti sull'argomento, coglierti su questo argomento che tra l'altro è molto interessante. Sì, è un nervo scoperto del mercato ed è sicuramente una tipologia di pneumatici che molti richiedono. Quello che posso dire del G015 è che nasce come pneumatico estivo, come tipologia di scanalatura, tipologia di disegno. Offre però una mescola e una tipologia di costruzione che possono essere portate anche nel periodo più freddo dell'anno. E per questo motivo è stato marchiato anche con lo snowflake, ovvero il simbolino del cristallo di ghiaccio che ne permette l'uso in inverno senza nessuna restrizione. Ecco, a proposito, l'estate ormai alle spalle da tempo, le ferie dimenticate, andiamo verso la stagione più fredda. Ricordiamo agli automobilisti quando sono le scadenze dal punto di vista legale per sostituire i nostri pneumatici. In questo caso chi ha un Geolander può non farlo. Ma tranquillo. Solitamente dal 15 di ottobre parte il periodo per il cambio dall'estivo all'invernale.
È previsto però un mese finestra, quindi un periodo di 30 giorni per poter cambiare i pneumatici, quindi fino al 15 di novembre si è in tempo per poter predisporre il pneumatico invernale sulla propria auto. Nel caso se invece si mantenga quello estivo, è richiesta la presenza a bordo delle catene. Certo, e ricordiamo che non è solo una questione di comodità, di poter andare sulla neve, ma è una questione soprattutto di sicurezza, perché aumenta l'aderenza a temperature più basse, perché diminuiscono gli spazi di frenata e via dicendo. Sì, è scientificamente provato da numerosissimi test che il pneumatico invernale in inverno, nelle condizioni di temperature rigide piuttosto che sull'acqua, con appunto condizioni prettamente autunnali e invernali, migliora la qualità della guida e la sicurezza al volante. Bene, ottobre tradizionalmente il mese dell'appuntamento con il 4x4 Fest a Carrara e voi ci siete? Ci siamo, non potevamo mancare quest'anno, ci siamo da sempre, per noi è un appuntamento molto importante e devo dire anche molto divertente perché il pubblico è veramente partecipe a Carrara. E quindi ci piace, oltre all'utilità diciamo commerciale e aziendale di esserci, anche proprio bello esserci a livello di emozione, di avventura, insomma. Saremo a Carrara, quindi dal 14 al 16 di ottobre, con un nostro stand, con delle attività in pista e con il G015. Attenderemo con veramente curiosità tutte le vostre novità e quando ci sarà occasione ti inviteremo di nuovo a parlarne nei nostri studi. Grazie per essere venuta. Grazie a voi. Un saluto anche da parte mia e vi lascio al prossimo servizio di Safe Drive. Ciao. Cari amici di Safe Drive, ben ritrovati per la consueta prova su strada. Qui con noi la DS5, un'auto con cui è nato il marchio DS, che si è separato dall'orbita di Citroën, quindi perde il double chevron all'anteriore e aggiunge numerose cromature per tutta la vettura, perché DS deve essere il marchio premium del gruppo PSA. E come cambia la vettura? Innanzitutto bisogna dire che punta veramente molto sul design unico, quasi da concept car. È una coupé da forme generose, bombate, contraddistinta da questo profilo molto bello per tutti i proiettori anteriori, per le luci a LED nella parte superiore della presa d'aria, questa nuova calandra cromata che si chiama DS Wings, che è divisa in due parti, la parte inferiore delle minigonne è anch'essa cromata. Un'auto che ha sì dimensioni imponenti, soprattutto grazie ai cerchi da 18 pollici in lega, ma guardando la scheda tecnica invece scopriamo che è lunga 4,53 m, è sì larga 1,87 m, quindi molto muscolosa, grande imponenza sulla strada, merito anche delle bombature sul cofano, ma è alta solo 1,53 m. Quindi io non vedo l'ora di andare a provarla con la nuova motorizzazione 2000 Blue HDI da 180 cavalli turbo diesel. Siamo a bordo della DS5, impressionante lo spazio a bordo sia per il guidatore che per il passeggero anteriore, ma anche per tutti gli occupanti posteriore. In questa versione abbiamo il cambio automatico, il nuovo cambio a convertitore di coppia EAT6, molto, molto morbido, molto fluido negli innesti, quasi impercettibili. Il volante infine è grande, abbastanza grande, ha un'impugnatura corposa, però viene tagliato nella zona inferiore proprio come una macchina sportiva. La strumentazione di bordo è divisa in tre sezioni. Al centro della plancia, a dominare il tutto, abbiamo uno schermo touchscreen da 7 pollici che incorpora il navigatore satellitare, la radio, la possibilità di connettere via Bluetooth il telefono cellulare. Possiamo dire che questa DS5 ha una dinamica di guida molto buona, molto confortevole. Una vettura ottima, soprattutto se dobbiamo effettuare grandi tratti autostradali. E i consumi nel ciclo misto che abbiamo registrato sono anch'essi buoni, perché riusciamo a fare ben oltre i 15 km con un litro. Dopo averla provata possiamo dire che la DS5 è una ammiraglia premium dal raffinato design interno e esterno, comoda soprattutto se si viaggia in 4 persone. Ma anche al posteriore abbiamo veramente un design unico, perché abbiamo questo doppio scarico
cromato, una pulizia di design totale con il portellone che taglia in due sezioni i fari posteriori a LED e questo spoiler che nasconde il LED dello stop. Ma guardate com'è spiovente il posteriore. Nonostante questa scelta stilistica, le persone, soprattutto se si viaggia in quattro, non hanno problemi di spazio e aria sopra la testa. Spazio per i bagagli c'è, sono 468 litri di capienza, ma battendo il divano posteriore riusciamo ad arrivare a 1288. Infine, il prezzo di questa versione 2000 Blue HDI turbo diesel, 180 cavalli, start and stop, cambio automatico e AT6, parte da 41.450 euro. Un prezzo di attacco della DS5 è più basso quasi di 10.000 euro, parliamo infatti di 31.000 euro tondi. Continua anche dopo l'estate l'iniziativa di successo ideata da Safe Drive in collaborazione con il giornale Automobilismo e Pit Stop Advisor. Scopriamo insieme alla scheda preparata dalla redazione quale sarà la protagonista. La nuova Honda Civic Type R è la Civic di serie più potente mai costruita. Sfoggiare la R rossa vuol dire rappresentare il meglio del DNA motorsport di Honda per un'auto da strada. Grazie al nuovo propulsore 2 litri VTEC Turbo da 310 cavalli, le prestazioni sono di riferimento, con una velocità massima di 270 km/h e uno scatto da 0 a 100 in soli 5,7 secondi. L'unica scelta per la trasmissione è quella manuale a 6 rapporti ravvicinati. Il design estremamente sportivo non penalizza l'ottima abitabilità della berlina 5 porte, che offre anche un grande vano portabagagli. Il prezzo? 37.000 euro chiave in mano. Partecipare all'iniziativa è molto semplice. Andate sui siti dei media partner dell'iniziativa, scaricate e ricompilate il form, mandate una fotografia e incrociate le dita, perché il fortunato vincitore potrà provare per un'intera giornata la macchina che avrà a sua disposizione e realizzare un servizio televisivo che andrà poi in onda proprio qui, durante una delle puntate di Safe Drive. Non solo, perché andrà anche a realizzare e firmare 3 articoli che saranno poi pubblicati sul giornale, su pitstopadvisor.com e anche su Automobilismo. Affrettatevi però, perché le iscrizioni scadono il 7 di ottobre. Diavolina, tutta la magia del fuoco. Alcar, your wheel partner. D-Link, benvenuto nella casa del futuro. Vi aspettano dopo la pubblicità. Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Alcar, your wheel partner. D-Link, benvenuto nella casa del futuro. Chiamiamo le cose col loro vero nome. Se dici accendi fuoco, dici diavolina. Segui le tue emozioni e troverai la tua strada. Tu e la strada, una cosa sola. Pneumatici Hankook, partner ufficiale UEFA Europa League. AEZ, pura azione. Yokohama V905. Fenomeni invernali. L'ultima generazione di Audi A3 compatta premium della casa dei quattro anelli ha svolto il ruolo di apripista nella 29esima edizione del Gran Premio Nuvolari, gara di regolarità per auto d'epoca dedicata alla memoria del mantovano volante Tazio Nuvolari. Un evento a cui la casa tedesca ha partecipato nel ruolo di partner per la 19esima volta, mettendo in mostra pezzi unici del presente come la nuova Audi R8 Spider e del passato come la mitica Union Type D. 19esima partecipazione e edizione per quanto riguarda Audi del Gran Premio Nuvolari, quindi sodalizio che si rinnova all'insegna di un passaggio di testimone tra il passato al quale teniamo tantissimo, quindi Auto Union
Mantova, tasse nuvolari, è quello che rappresenta il futuro in termini progettuali e commerciali del marchio dei Quattro Anelli. Oggi è proprio il modo per far conciliare, far debuttare la A3, una A3 che nasce con delle novità importanti dal punto di vista motoristico, all'insegna della sostenibilità, un motore 1.3 cilindri, un peso di soli 88 kg, quindi grande attenzione all'efficienza in senso generale, ma ovviamente anche alle prestazioni e al divertimento di guida, con accanto una sorella, il 2190 cavalli, che è dichiaratamente in linea con quello che è la filosofia di guida e di divertimento della casa dei Quattro Anelli. Da una novità francese all'altra, questa volta si parla di Renault Scénic, che festeggia 20 anni dal lancio della sua primissima versione. Oggi Renault presenta la quarta generazione proprio di Scénic nella monovolume, che ha fatto poi la storia dell'azienda. E forte del DNA che ha ereditato dal suo importante passato, la nuova Scénic stravolge davvero gli schemi con un design di rottura. Vediamo tutti i dettagli nella prossima clip. La nuova Renault Scénic reinventa il segmento delle monovolume compatte a 20 anni dal suo debutto, che fu un grande successo. Dal 1996, infatti, è stata venduta in oltre 5 milioni di esemplari, di cui 500.000 in Italia. Ora punta a un look più sportivo, affine a quello di una crossover. Merito delle ruote da 20 pollici di serie su tutta la gamma, dell'altezza da terra cresciuta di 4 cm, del family feeling con capture ed espace. L'abitacolo è molto curato, con uso di plastiche morbide e rivestimenti eleganti, assemblato con cura e ben rifinito. Un salto di qualità notevole che avvicina Scénic alle monovolume tedesche in fatto di qualità. L'innovazione più originale è il tunnel centrale scorrevole che separa le sedute posteriori. E poi ci sono i tavolini ripiegabili tipo aereo con porta tablet, le bocchette dell'aria posizionate lateralmente per fare spazio al centro a numerose prese USB e AUX. Funzionale il grande schermo touchscreen verticale con infotainment R-Link 2, già proposto su Megane, Talisman ed Espace. Prezioso il tasto Multisense che cambia la dinamica di guida della vettura secondo i desideri del pilota e le condizioni di strada da affrontare. Internamente ricorda un po' l'Espace. Abbiamo un tablet da 8,7 pollici super connesso come sistema R-Link. E all'interno della vettura abbiamo anche dei sistemi ADAS molto importanti che arrivano appunto dai segmenti superiori e in più, unico nel mondo Renault ma unico anche nel mercato, la frenata d'emergenza in caso di riconoscimento pedone. Dunque è una vettura molto sicura e molto tecnologica. Naturalmente su Scénic e Grand Scénic, la versione a 7 posti con 3 file di sedili, stanno tutti bene. L'abitabilità è generosa e il vano per i bagagli leader nella categoria. 572 litri, estendibili a 1554 grazie ai sedili posteriori scorrevoli. Interessante il 4 cilindri benzina 1200 da 130 cavalli, abbinato al cambio manuale a 6 marce. I consumi rilevati con il computer di bordo, durante la prova che Safe Drive ha fatto a Bordeaux, sono stati di 16 km con un litro di verde, mentre le emissioni dichiarate dalla casa sono di 129 grammi di CO2 per chilometro. Il prezzo di questa versione in allestimento Edition One è di 29.900 euro, mentre i prezzi di Scénic partono da 22.000 per i benzina e 26.000 per i diesel. Per la versione a 7 posti, Grand Scénic, bisogna aggiungere solo 1.500 euro. In vista del Salone di Parigi andiamo a scoprire con il nostro opinionista quale aria tira all'interno del mercato automobilistico europeo. Sentiamo. Oggi in studio è venuto a trovarci Pierluigi Bonora, che non è propriamente un ospite perché possiamo definirti ormai il nostro opinionista. Grazie. Interno a Safe Drive, naturalmente giornalista, è una firma autorevole del giornale e poi promotore di Forum Automotive. La tua iniziativa a difesa di chi ama veramente l'automobile. Del settore, certo. Del settore. Grazie ad essere venuto innanzitutto. Grazie a voi. Tra l'altro un periodo importante perché il 1° di ottobre si incominciano a fare dei bilanci seri su come sta andando il mercato dell'automobile, ma non solo. In questi giorni sta avendo luogo il Salone dell'Automobile di Parigi, quindi un indicatore importante. E poi a breve un prossimo appuntamento con la tua iniziativa. Partiamo dal mercato auto. Cosa ci dicono i numeri?
Ma i numeri sono buoni, sono positivi, forse anche un po' esageratamente positivi. Direi di fare una riflessione, nel senso di dire, ma è tutto reale quello che si vede? Sono tutte reali queste vendite? Cioè, che siano vendute è vero, ma il modo in cui le automobili vengono vendute in Italia. La pulce nell'orecchio l'ha messa Filippo Pavan Bernacchi, il dinamico presidente di Federauto, che è la federazione di tutti i concessionari italiani di automobili, il quale nel commentare i dati dello scorso mese di agosto, oltre il 20% positivi, ha detto attenzione perché qui balla un 18%, nel senso che il reale sarebbe intorno al 2%, un po' di più, ma il resto fa parte di una serie di strategie che sarebbero state messe in atto dalle case automobilistiche per poter vendere molto e pompare le vendite proprio nelle ultime ore, negli ultimi giorni possibili. E questo attraverso i cosiddetti chilometri zero, attraverso forti promozioni, fortissimi sconti. Insomma, la pulce che ha messo nell'orecchio di tutti Federauto è importante, deve far riflettere. E poi un'altra riflessione per Luigi, i numeri, sì è vero, sono eclatanti, ma si riferiscono agli anni, in rapporto agli anni di piena crisi. In realtà certo, i numeri certo. Rispetto a quelli che c'erano prima della crisi sono ancora deficitari. Beh, non si arriverà ai livelli di 2 milioni e mezzo di automobili, diciamo, se si arriverà a 2 milioni, 1 milione e 9, forse anche 1 milione e 8, tanto di guadagnato. Certi livelli erano veramente ultra drogati in passato, si è arrivata a cifre incredibili. E invece noi come italiani, come dobbiamo vedere la cosa? Mi spiego meglio, i marchi italiani come stanno reagendo rispetto agli stranieri? Beh, diciamo, il gruppo FCA ha annunciato che dal primo dello scorso mese di agosto avrebbe, diciamo, pulito le proprie vendite togliendo le cosiddette vendite a ramo secco, nel senso le vendite che fanno parte poi di questa strategia un po' pompate, ecco. Resta da vedere poi se il gruppo FCA sta seguendo veramente alla lettera questo quanto ha promesso, perché i numeri, come tu dicevi prima, soprattutto riferiti al mese di agosto, erano numeri piuttosto consistenti. Comunque, ecco, quale occasione migliore per poi tastare il polso della situazione del mercato dell'automobile, ma non solo del mercato, anche sotto tutti gli altri aspetti, anche quelli tecnologici, offerti appunto dal Salone, come il Salone di Parigi, che sta avendo luogo proprio in questi giorni. È appena finito il periodo dedicato alla stampa, agli addetti al settore. Quali sono i primi sentori? Che aspetto ha questo Salone? Beh, il Salone della grande assenza di Ford, innanzitutto. Ford aveva promesso, annunciato che non avrebbe partecipato a questo Salone Mondiale dell'Automobile, sempre meno mondiale, vista l'assenza del colosso americano, e questo per favorire invece i saloni che puntano di più sulle tecnologie, sulla multimedialità, sugli smartphone, sulla connettività, eccetera, che mi riferisco in particolare al CES di Las Vegas e al salone altrettanto importante che si svolge a Barcellona. Anche la stessa Volvo è molto orientata su questo nuovo tipo di strategia, che guarda moltissimo alla connettività, tanto da scegliere una rassegna piuttosto che un'altra. Vediamo, questo è un salone prova generale per quanto riguarda questo tipo di scelte e c'è da vedere cosa succederà in futuro. Vero è che anche il settore dell'automobile è preda in questo momento di una serie di turbamenti, nel senso che da una parte c'è il prodotto, c'è il design, dall'altra c'è sempre maggior spazio alla connettività, la cosiddetta guida autonoma, su cui poi possiamo aprire una parentesi, sulla guida assistita. Cosa privilegiare quando si propone un modello al pubblico? Privilegiare il tradizionale, nel senso del design, nel senso della potenza, delle prestazioni, o puntare di più invece sulla connettività, su tutte queste nuove diavolerie che ci sono state propinate in questi anni, molte delle quali utili, ma molte delle quali anche, secondo me, ce ne si può fare tranquillamente a meno, anche perché l'automobile viene riempita di un sacco di cose che possono anche portare a una maggiore distrazione di chi è al volante, soprattutto se non ha dimestichezza con touchscreen vari, eccetera.
Certo, poi noi avremo occasione come Safe Drive di entrare nel dettaglio con i prossimi due appuntamenti, due speciali interamente dedicati appunto al Mondiale dell'Automobile di Parigi. Cambia l'automobile e cambia anche il modo di fare informazione sull'automobile. Questo certo. È uno dei temi importanti che apriranno i lavori del tuo prossimo impegno sì. Con Forum Automotive. Abbiamo affrontato nell'ultimo Forum Automotive dello scorso marzo qui a Milano questo tema, presenti numerosi addetti alle pubbliche relazioni, responsabili anche del marketing delle case automobilistiche, presente anche l'ordine dei giornalisti. Torneremo per concludere, se così si può dire, questo tema, anche se rimarrà ovviamente sempre aperto il dibattito, il 10 ottobre sera all'Enterprise di Milano con un altro bel dibattito che vuole un po' fare diciamo, il punto della situazione, arrivare anche a una conclusione, a una proposta diciamo anche organica di maggiore attenzione da parte delle case automobilistiche alla qualità. Ecco, in questo frangente si nota una deriva notevole delle case, delle aziende del settore, ma penso anche di altri settori che rispetto alla qualità dell'informazione stanno a privilegiare i follower, i leads, gli influencer, tutta questa nuova terminologia di persone che fanno parte del nuovo mondo media, dei social network, e si sta creando per me una bolla dove questa deriva notevole rischia poi di fare perdere veramente alle case il senso della realtà. Pierluigi, per concludere la nostra chiacchierata, il secondo tema che affronterete, se non sbaglio, un altro tema da poco, quello sulla sicurezza, quello che lascia poi aperto un La sicurezza campo non è un optional, non è un optional. Nel primo accennato, diciamo che le macchine in questo momento, allora se c'è un incidente stradale, nella stragrande maggioranza dei casi la colpa è di chi sta al volante, perché la macchina ovviamente segue le direttive di chi è guida. Addirittura le macchine di adesso però sono dotate di sistemi elettronici capaci di prevenire, so i radar anticollisione, il BLIS che fa in modo che venga tolto l'angolo morto dallo specchietto retrovisore, l'avvisatore nel caso una persona tenda ad abbioccarsi durante la guida, sistemi anche capaci di riconoscere se una persona sta guidando in stato di ebbrezza o impasticcato. Insomma, la tecnologia ha fatto passi avanti importantissimi in questo ambito, però non bisogna esagerare nel riempire l'automobile di, dicevo prima, strumentazioni che possono indurre a distrazione, cioè la maggior parte degli incidenti stradali avviene perché la gente si distrae. Pregherei le case di guardare molto innanzitutto l'aspetto della sicurezza, cioè i sistemi che prima ho elencato, ma anche le cose frivole, se proprio devono esserci, di essere di facilissimo utilizzo. Grazie per Luigi di essere tornato nei nostri studi. Grazie a voi, grazie dell'ospitalità. E naturalmente l'appuntamento per le prossime novità che ci arrivano dal mondo dell'automobile. Grazie e grazie a chi ci ha guardati da casa. Quando si parla di Jaguar e di Land Rover si accede all'Olimpo delle vetture di maggior prestigio a livello internazionale. Il primo è il marchio dell'eleganza, del lusso, della classe per eccellenza, il secondo della sportività e del dinamismo. Ed è questo quello che vi vogliamo raccontare nel prossimo servizio. Pronte alla guida autonoma. Jaguar e Land Rover lo dichiarano in concreto, presentando sistemi di guida efficaci su qualsiasi terreno. E lo fanno dal vero, in un'emozionante e straordinaria prova su strada. Infatti, durante la prima dimostrazione mondiale in off-road, Jaguar Land Rover ha connesso due Range Rover Sport, creando un convoglio connesso in fuoristrada, capace di superare le prove più impervie e i trabocchetti più nascosti. Si tratta di un dispositivo che non si limita a connettere due veicoli, ma dialoga con l'intera flotta. Se un veicolo si ferma, gli altri ne saranno allertati. Se le ruote trovano una buca profonda o slittano su una roccia, questa informazione è condivisa con tutti. In futuro, un convoglio di veicoli autonomi potrebbe utilizzare queste informazioni per ottimizzare automaticamente le proprie regolazioni o per cambiare percorso, al fine di superare meglio un ostacolo. Per raggiungere questi straordinari risultati occorrono sensori di prossima generazione, che in pratica saranno gli occhi dei futuri veicoli autonomi all-terrain. Sensori ultrasonici rileveranno le condizioni del terreno nei 5 metri di fronte al veicolo, identificando preventivamente erba, ghiaia, sabbia e neve presenti sul percorso antistante.
Se davanti al veicolo vengono rilevate superfici sconnesse o pozze d'acqua, l'auto viene automaticamente rallentata. Con questi aiuti elettronici, Jaguar e Land Rover non avranno difficoltà a muoversi in qualunque zona selvaggia del pianeta e, se sarà necessario, se la caveranno anche nell'esplorazione di Marte. Arriviamo così anche questa settimana, amici, al momento dei saluti. Non dimenticate però che potrete continuare a rivedere tutti i servizi che vi siete persi o che volete comunque rivedere sul nostro canale YouTube Safe Drive Channel, o anche rimanere in contatto con noi attraverso il sito internet www.safe-drive.it. Ancora potrete scriverci all'indirizzo di posta elettronica info@safe-drive.it o attraverso le pagine dei social Facebook e Twitter. Per oggi è tutto, ragazzi, ciao, e io vi ricordo anche che settimana prossima vi aspetto con il primo degli appuntamenti dedicati al Salone di Parigi. Buona serata! Arrivederci da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Alcar, your wheel partner. D-Link, benvenuto nella casa del futuro.